Bella raga, oggi vi porto con mio fratello a Punta Indre. Era da un po' che non andavo in alta quota, quindi avevo bisogno anche di allenarmi per un progettino in particolare. Beh, ormai lo sapete tutti qual era il mio progettino, era di salire il Cervino. Ce l'ho fatta, quindi cosa aspettate? Iscrivervi al canale, seguirmi sui miei social per sapere appena usciranno i video dedicati a questa impresa, ovviamente al raggiungimento dei 4.478 iscritti. Prima non ve li faccio uscire, ve li devo far sudare un po', come ho fatto io fatica per salirlo. Quindi, per vedere un po' com'era la situazione, la settimana prima sono andato con mio fratello Paolo a Punta Indren con l'idea di provare a salire in giornata fino a Capanna Margherita, ovviamente prendendo gli impianti da Alagna, scendendo a Indren e da lì vedere quanto tempo ci avremmo messo. Il problema è, lo sapete tutti, quest'anno la situazione sui ghiacciai in quota è da aver paura. Allora, subito dopo aver visto praticamente il ghiacciaio di Indren con i rivoli d'acqua che scendevano di prima mattina, l'idea è stata alle 2 al massimo di essere alla funivia. Fossimo riusciti ad arrivare a Capanna Margherita, sarebbe stato bello. Non ce l'avessimo fatta, fa niente. Allora, partiamo già belli tarellando. Risalendo il ghiacciaio Indren, che è in condizioni pessime. Ma alle 8 già ghiaccio vivo e acqua che scorre. Calziamo i ramponi prima del rifugio in Ifetti e da qui ci leghiamo e iniziamo già a seguire tutto il ghiacciaio sotto la piramide Vincent, abbastanza crepacciato, quindi da stare molto all'occhio. Molto all'occhio anche per, sapete, i seracchi che ci sono lì sulla piramide Vincent, visto gli ultimi avvenimenti e viste le temperature. Bisogna percorrere abbastanza in fretta quel pezzo lì, perché la sfiga, secondo me, ci vede benissimo. Tratto per arrivare al colle dell'Iss veramente crepacciato. Ponti che in discesa siamo stati costretti a saltare perché erano praticamente inesistenti e stavamo scendendo alla 1:30, ragazzi, quindi fate voi. Quota 3950, siamo quasi al colle dell'Issa, ci sono un bel po' di crepi, quindi si fanno tanti slalom per evitarli. Neve in traccia, scivolosa, fuori decente. Pausetta al colle dell'Iss. Lato dell'Isca. Punta Giordani. Corno Nero, Valmenhorn. Adesso noi andiamo dietro di qua. Là in fondo abbiamo Rampa, Grivola, Monte Bianco. Ali, andiamo avanti, va. Adesso devo arrivare a quella selletta lì e poi in teoria si dovrebbe vedere la Parrò. Là c'è anche la Ludwig Choe. Dai, dai, per adesso non stiamo andando piano. Meno di 2 ore e siamo qua. Vediamo poi se ci abbiamo sbatti di allungare il giro o no. C'è un vento folle. Arrivati al colle che divide la punta Parrot, da dove si inizia poi a scendere per arrivare alla punta Gnifetti, ci abbiamo riflettuto un attimo, visto che c'erano tipo 200 persone di là e visto che sinceramente non è che muoio dalla voglia di fare la Capanna Margherita per la normale, ho detto vabbè dai, facciamo la Parrot che è un attimino più ingaggiosetta e più divertente, con questa cresta nevosa abbastanza affilata e beh, dai, comunque era qualche anno che volevo fare anche questa qui, divertente, nulla di che, però bisogna stare attenti, sempre sul pezzo, sempre concentrati, perché essendo molto affilata è facile mettere i ramponi male e rischiare di cadere. Poi c'è un crepo di qua e un crepo di qua, giù un centinaio di metri, quindi ci si fa anche male prima di arrivare sul fondo del crepo, non è bello. Passa il nord dell'Isca, Paolo, la Dufour, Zumstein, Ifetti, Parrò e Luigi. Ultimo sforzo. Quasi finiti, eh?
siamo quasi. Sì. Ecco. E cima! E cima fu. Come è stata? Facile. Più facile del freestyle. Occhio alla discesa. Bellissima nord di Liscan, maestoso Cervino. Scendendo ci avevamo ancora tempo, allora abbiamo fatto anche la Ludwig Shoe, che è un altro 4000 che mi mancava. La Parro, proviamo a attraversare verso Ludwig Shoe. Ma figa, sì che si scendeva da là, però guarda, non è molto partita, perché la gente è debole. E il Balmenor, che mi mancava, che in realtà non è considerato un 4000 vero e proprio, ma non me ne frega un cazzo, va bene, non lo conto, però anche lì abbiamo fatto fatica. Sol Paolo brama dalla voglia di fare il corno nero. Andiamo? No, vabbè, balziamo. Bene, andiamo al Balmenor, che ci starebbe. Vediamo. Gira, ti saluta. Oh. Aspetta che sono. Come da previsioni, poi alle 2 siamo rientrati alla funivia, praticamente in mezzo a rivoli d'acqua sul ghiacciaio di Inderen, cosa che fa veramente tanto riflettere. Fidati, piuttosto che camminare su quei gradini lì del cazzo, 200.000 volte preferisco saltare. Vada, 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 non ci incischi. Sentito un rumore brutto. Aspetta. Ok, vai ora. Adesso prima. Non saltare proprio sul bordo del crepo. Ok. Vai via dritto. Vai via dritto, vai, 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 vai. Vai, vai. Ok. Che bello fondo. Camminare nella pasciuga per tornare a Inderen, mamma mia che tristezza. Guardate invece i funghi di ghiaccio, sasso poggia sopra e evita la fusione del ghiacciaio e poi rimane sospeso. Figo. Minchia, ma sei vero? Oh, è vero, Sono dei bei becchi.
Le corna belle, il pelo lungo. Alla fine, che dire, condizione c'era. Io soddisfatto dell'uscita, Paolo anche. Adesso non rimane che realizzare l'ultimo sogno nel cassetto. Anche per oggi è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ragazzi, se così è stato, lasciate un bel like, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Bella raga!